Reliquia, la esperanza del Vangelo senza confini. Dal Vangelo secondo Giovanni. Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betania, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti, e qui fecero per lui una cena. Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora prese 300 grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso. Ne cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli e tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo. Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che stava per tradirlo, disse: «Perché non si è venduto questo profumo per 300 denari e non si sono dati ai poveri?» Disse questo non perché gli importasse dei poveri, ma perché era un ladro, e siccome teneva la casa, prendeva quello che vi mettevano dentro. Gesù allora disse: «Lasciala fare, perché ella lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete me». Intanto una grande folla di giudei venne a sapere che egli si trovava là e accorse non solo per Gesù, ma anche per vedere Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. I capi dei sacerdoti allora decisero di uccidere anche Lazzaro, perché molti giudei se ne andavano a causa di lui e credevano in Gesù. Questo testo biblico è un bel dialogo, pieno di simbolismo tra Gesù e un gruppo di amici. Fa parte degli ultimi giorni della vita di Gesù tra la gente. In questo capitolo Gesù si rivela come il centro della nostra fede. Giovanni, in questo racconto, mostra due atteggiamenti importanti che distinguono chi crede in Gesù come il Signore e chi no. La fede si esprime con i gesti, il rifiuto si esprime con la critica e la giustificazione. La figura di Maria mostra le caratteristiche dei credenti. Maria, nella sua unica fedeltà, presenta la sua devozione, la sua fiducia e la sua fede, ungendo Gesù con olio aromatico. Dunque, i comportamenti dei credenti si articolano con il servizio, la presenza di Lazzaro, la lode e la adorazione di Maria. Tutti confessano che Gesù è il loro centro. Tutti credono nella sua potenza divina e riconoscono la sua grandezza e dignità. In altre parole, per il credente, l'unzione significa la presenza di Cristo nella sua Chiesa. La presenza del Signore occupa pienamente la casa mentre la casa era piena del profumo dell'olio. Anche se la bontà e la generosità di Maria furono accettate da Gesù, furono criticate da Giuda. L'atteggiamento di tutti coloro che dubitano di Gesù come Signore e si esprime con il tradimento, la richiesta dei segni e la giustificazione. Queste sono le tre caratteristiche che Giovanni sottolinea in coloro che non credono nell'aspetto messianico di Gesù: Giuda, la folla e i capi dei sacerdoti contro Lazzaro e Gesù. L'amore viene prima di tutto e l'azione ne è la conseguenza, non viceversa come pretende Giuda. Anche se Gesù profetizza la propria morte, Gesù sa che il grano deve cadere e morire per dare frutto. Questa è la vera ragione della generosità di Maria, che dona perché ama. L'amore non ha limiti, proprio come il profumo dell'olio profumato
que ha riempito la casa di Betania con la presenza del Signore. Infine, attraverso questa bella storia, l'Evangelista vuole sottolineare che la fede è una questione di una relazione intima con il Signore. Il gesto umile di Maria e la sua famiglia simboleggia il carattere dei fedeli seguaci. Invece, la reazione di Giuda esprime il carattere del miscredente che con azioni di buona giustificazione, come il dare ai poveri, non sostituiranno mai l'amore e il riconoscimento che Gesù è il Signore. Pertanto, la distinzione tra Maria e Giuda è resa evidente. La fede non è uno stato di essere, ma un divenire dinamico. Avete ascoltato Elikia. Alla prossima!